Macchina che prende velocità. Allo stacco c'è Saten Laser che si insedia al comando delle operazioni nei confronti di Seibella Park. Poi più indietro c'è il numero 8 di Simon Blue, la squalifica che coglie Sales Flying. Dall'esterno avanza anche il numero 4 di Scintilla Caff. Lancio tutto sommato veloce trattandosi di Puledri quando si arriva adesso al paletto dei 400 metri che va via in 31 e mezzo. Saten al comando con all'esterno ora l'avanzata di Suzanne Griff, alla corda sempre il numero 4 di Scintilla Caff, poi più indietro l'1 Seibella Park, mentre la seconda pariglia è preda del numero 13, ovvero Scilla Gall. 47.4 i 600 di corsa da parte di Saten che continua a condurre con un treno esterno di corsa che per ora è formato da due unità, capeggiato sempre dal numero 6 di Suzanne Griff. 1.53 il passaggio agli 800. Con posizioni che per ora non mutano, la rottura di Sofia Griff che finisce poi a tabellone, il chilometro di Saten Laser che viene via in 1.21.3. Quando siamo adesso agli ultimi 500, l'attacco deciso da parte di Scilla Gall, quando si va ora al completamento addirittura, Scilla Gall che tende a passare su Saten, che comunque rimane lì. Poi c'è anche il numero 8 di Simon Blue. Quando siamo a metà della piegata conclusiva è passata Scilla Gall. Quando si va all'ingresso addirittura la rottura di Secret Love RSM con adesso Saten Laser che sbaglia mentre è all'inseguimento e allora rimane davanti isolato Scilla Gall. Scilla Gall che ora deve fronteggiare l'attacco esterno di Scintilla Caff. Scintilla che va su Silla. Scintilla che viene a concludere nei confronti del numero 9 di Sugar di Piaggia. 2.7 appena abbondanti per la vincitrice. Andiamo a rivedere le immagini con un 400 finale in 31 e l'attacco deciso da parte di Scintilla Caff che viene a concludere nelle mani di Davide Di Stefano. Il secondo posto per il numero 9 di Sugar di Piaggia, il terzo ancora probabilmente per il 13 di Scilla Gall, a precedere l'8 di Simon Blue.